Il gaming è una cosa seria, proprio così. Molti pensatori e grandi intellettuali del passato, ma anche alcuni nel presente, pensano che il gioco sia una cosa seria. E questo naturalmente vale anche per i giochi digitali, tutto quel grande mondo appunto chiamato gaming. Se progettati bene, se pensati bene e se usati bene, questi strumenti diventano davvero importanti per stimolare nuove conoscenze, nuove capacità cognitive in chi li utilizza. In particolare accelera la capacità di strategia e di tattica, la possibilità di giocare in team, la memoria fotografica, ma anche e soprattutto la velocità di reazione. E a volte, se progettati appositamente, anche la capacità emotiva, l'empatia. Sono tutte conoscenze, competenze e capacità cognitive fondamentali per noi Homo sapiens. È per questo che educatori, psicologi, ma anche pedagogisti stanno sempre di più pensando a questi strumenti come a strumenti utili per attivare processi virtuosi di apprendimento. Se non ci credete, vi faccio un esempio molto chiaro. Forse riconoscerete, questa tabella è la tabella degli elementi chimici. Come sapete, è molto difficile da memorizzare tutti i raggruppamenti tra elementi. Ecco, tenere a memoria questa tabella è davvero molto difficile per i discenti, quelli delle medie, ma anche quelli delle superiori. Ora vi faccio vedere un'altra tabella. Come vedete, è molto più complessa, è composta da molti più elementi in relazione tra di loro. Ecco, giocando i bambini, ma anche i ragazzini e le ragazzine delle scuole medie imparano a memoria questa tabella benissimo. Sapete di cosa si tratta? Di uno dei giochi, videogiochi e dei giochi più famosi della storia, Pokémon. Ecco, proprio per il fatto che dietro c'è una dinamica ludica, questi elementi vengono memorizzati molto più facilmente da chi ci gioca. Questo è il mio primo computer. La mia generazione è stata la prima a utilizzare questo nuovo tipo di strumenti. Da quegli anni, siamo negli anni 80, questo strumento si è diffuso tantissimo e oggi stiamo imparando ad utilizzarlo e a inserirlo nelle pratiche ludiche e meno ludiche formative della nostra specie. Pensate che nel mondo professionale delle aziende il gaming si traduce in gamification, ovvero creare dei processi di learning, di insegnamento, che possano essere giocosi, che possono aiutare i professionisti e le professioniste a imparare cose nuove. Quindi torniamo all'inizio. Il gioco e il gaming sono cose serie e vanno prese per quello che sono, veri e propri strumenti per imparare a diventare umani migliori.